Il Lions Club Valle dei Templi, presieduto dal professore Francesco Pira, ha consegnato tre alberi da frutto al liceo Martin Luther King a Favara, presieduto dalla docente Mirella Vella, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Francesco Pira, Papa Francesco ci ricorda che la terra è la nostra casa. Oggi abbiamo compiuto un piccolo gesto consegnando i tre alberi che saranno piantumati nei prossimi giorni. Oggi il maltempo lo ha impedito. Mirella Vella, ringrazio il presidente Pira e tutti i suoi collaboratori. Abbiamo collaborato a più iniziative che ci aiutano a fare crescere i nostri studenti. Bene, grazie. Oggi siamo al liceo Martin Luther King di Favara perché nell'ambito delle iniziative del nostro club, il Lions Club Valle dei Templi, doneremo tre alberi di frutto a questo istituto. In realtà volevamo proprio materialmente piantumarli, ma la pioggia non ci ha dato la possibilità di farlo. È sicuramente un momento simbolico, quasi al termine dell'anno scolastico, e per cercare di dire ai nostri ragazzi che piantare un albero può significare aiutare un pianeta che ha bisogno di uno sviluppo sostenibile. Perché, come ci ha ricordato molte volte Papa Francesco, la nostra terra ha bisogno di essere la nostra casa. Noi non la dobbiamo trattare male, perché tutte le volte che la trattiamo male, poi accade qualcosa che stravolge completamente le nostre vite. È un po' questo il senso, tre alberi per cercare di aiutare il nostro pianeta. E noi lo stiamo facendo in questo liceo di Favara con cui abbiamo collaborato, abbiamo fatto delle iniziative insieme e di questo ringrazio tantissimo la dirigente scolastica, professoressa Mirella Vella, ma anche tutti i docenti e gli studenti che hanno collaborato a questa iniziativa e che oggi, nonostante c'erano le ultime interrogazioni, sono stati con noi per questo evento. Giornata mondiale dell'ambiente e oggi qua al Martin Luther King una meravigliosa donazione da parte dell'Lions di Agrigento. Ci hanno consegnato queste piantine per rafforzare l'idea proprio della tutela del nostro territorio, della tutela del paesaggio in coerenza con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. È un grande e importante momento di sensibilizzazione, verranno collocate nella nostra agora della legalità e in maniera tale che possano veramente crescere e anche cercheremo di farle adottare da alcune classi della nostra scuola perché prendersi cura del verde e prendersi cura comunque di noi, salvaguardare quelle che sono le nostre radici e crescere forti con ideali ben solidi anche per il futuro. È sicuramente importante che la nostra scuola ci dia la possibilità di essere sensibilizzati su questi temi, quali sono molto importanti e che comunque noi giovani non dovremmo mai dimenticare. Ringraziamo la dirigente scolastica e l'associazione per averci dato questa opportunità e anche la dirigente scolastica per offrirci comunque queste opportunità per conoscere sempre di più l'ambiente comunque che ci circonda.